come istantanee raccontano il territorio, rappresentando fedelmente la realtà circostante, ma non sono fotografie, bensì dipinti e opere grafiche. La mostra Ritratti di paesi, mari e città, esposta nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti, nasce dalla volontà di valorizzare quei capolavori non visibili ai visitatori perché chiusi nei depositi. In mostra il recente restauro della Battaglia di Scannagallo, tela dipinta da Giovanni Stradano, uno dei primi dipinti a volo d'uccello e uno straordinario esempio di pittura topografica del Cinquecento. Intorno a questo dipinto abbiamo tirato fuori dai depositi opere che vanno dal 400 all'800, in cui la pittura diventa uno strumento per documentare il mondo circostante, il mondo reale. Le vedute di Napoli, preparate per la granduchessa Maria Antonia di Borbone, le miniature del 1600 con gli scorci di Roma, le battaglie navali di Willem van der Velde, un gioco da tavolo del 600 per insegnare la geografia ai giovani patrizi veneziani. Una selezione di 32 opere che colgono gli aspetti descrittivi del paesaggio, anche quello toscano. Per esempio il santuario della Verna, oppure legati alle grandi cerimonie cittadine, come nella lunetta alle mie spalle che raffigura il Duomo e il Battistero e le altre che raffigurano la Piazza della Santissima Annunziata o la Piazza della Signoria, ma anche con bellissime vedute di marina che esaltano la potenza della flotta toscana. Alcune delle opere esposte possono essere adottate, cioè chi vuole può collaborare al restauro del quadro, un modo per rendere i cittadini partecipi alla conservazione del nostro patrimonio artistico.